Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. Siamo con Andrea Pellicano, miglior realizzatore questa sera nella gara fra Planet Group Catanzaro e Quarta Caffè Monteroni. Era difficile, una sfida entusiasmante. A Catanzaro arriva la capolista, reduce da 10 vittorie consecutive e la Planet ci mette in campo cuore, grinta, entusiasmo e quant'altro. Andrea, una bellissima partita questa sera. Sì, è stata una partita intensa, bella da vedere penso per il nostro pubblico che nelle ultime partite in casa sta diventando sempre più numeroso e sempre più diciamo, ci sta dando una mano in queste partite difficili. Monteroni era in classifica, parlo i numeri, 24 punti mi sembra, era in striscia da diverse partite. Sono una squadra che fa del contropiede, della transizione, la loro forza è agli esterni, con Chirico che lo metto fra gli esterni. Tra Serroni, oggi non c'era Provenzano, ma comunque c'era Durini, tutta gente che in questa categoria fa la differenza. Siamo stati bravi noi, secondo me, a seguire le direttive di Fabrizio, a crederci e a lavorare intensamente in difesa, e loro sicuramente hanno avuto difficoltà stasera, però la difesa aperta o meno, io credo che al di là dei numeri, che poi queste partite sono importanti, ma per me contano poco. C'è da notare qualche pallone dove ci siamo buttati a terra, qualche pallone spizzicato, qualche aiuto magari di gente come Tonino Pate che rifiuta un tiro in attacco e poi in difesa dà sempre una mano. Queste sono cose che i numeri purtroppo non dicono, le vedono le persone che stanno a vedere la partita, le sappiamo noi. Ma sono queste le cose che fanno vincere le partite o no? E in generale siamo andati bene a rimbalzo con Iande, con Tonino, ma qualche volta con gli esterni. Abbiamo dominato, secondo me, a livello di intensità stasera. Comunque il punteggio alla fine dice questo. Tony non è un periodo in cui non gli riesce purtroppo quasi niente. Capita a tutti. Capita anche a me di fare 1 su 12, 1 su 13. Però quando si fa parte di un gruppo il bello è questo, per la pallacanestro vuol dire che noi siamo con Tony, dal capitano al più piccolo, lo incoraggiamo, sappiamo quello che ci può dare e siamo sicuri che fra qualche partita, se non subito, riuscirà a fare quello che ora non gli sta riuscendo. Una partita completamente diversa rispetto alla gara di andata, anche di questo parlavamo con Coach Tunno. Faccio a te la stessa domanda: secondo te i 18 punti di scarto finali rispecchiano la differenza tra le due squadre questa sera in campo? Guarda, secondo me no, fondamentalmente non ci sono 18 punti, se no non saremmo in questa posizione di classifica e loro non sarebbero primi. Cioè, alla fine per una partita può capitare di vincere di 20 punti, può capitare di perdere malamente come è capitato a Molfetta per noi. Ma onestamente però guardando il nostro campionato fino ad oggi, noi ci siamo giocate quasi tutte le partite, 2 volte in trasferta abbiamo perso il supplementare. Qui abbiamo perso con una buonissima Benevento che ha fatto un terzo e quarto quarto da urlo. Quindi credo che quando abbiamo vinto, al di là dei 20 o dei 30 punti delle ultime partite in casa, abbiamo sempre lottato punto a punto e quando abbiamo perso ce le siamo giocate fino alla fine. Quindi questo vuol dire che fondamentalmente non ci sono 18 punti tra noi Monteroni, come non ci sono 18 punti tra noi e l'ultima in classifica. Questo è un campionato equilibratissimo dove si può perdere ogni domenica, dove la prima può andare a perdere a Catanzaro, dove noi possiamo andare a perdere con Strani, non mi ricordo chi è l'ultima, onestamente. Un'ultima domanda sulle tue condizioni fisiche, come stai, Andrea? Guarda, nell'ultimo periodo sarà che sto invecchiando, pure io non sono più un under, quando sono arrivato il primo anno qua, ma sto avendo qualche acciacco. Prima il flessore, venerdì mi sono bloccato, e più di così non ci vado col collo. Però tutti acciacchi che comunque grazie ai miei preparatori, Walter e Giorgio che ringrazio, ad Alex, ai medici, dottore Parentela, dottore Mascheri, in qualche modo la domenica poi riescono a rattopparmi a giocare lo stesso. Però cercherò di lavorarci, di riprendere piano piano da martedì e arrivare magari la prossima domenica un po' più in forma. Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click.